Buongiorno a tutti, oggi è il 9 febbraio 2022, testiamo la presenza, l'autorizzazione e la registrazione. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e do il consenso alla registrazione. Vicepresidente Mineo, assente. Consigliere Forello. Assente. Consigliere Chinnici. Buongiorno, sono presente e do il consenso alla registrazione. Consigliere Sala, assente. Consigliere Arrini. Buongiorno a tutti, presente del consenso. Consigliere Ferrandelli. Buongiorno, sono presente e consento alla registrazione. Prego, Presidente. Sì, perfetto, buongiorno. Allora, colleghi, per chi ieri non è stato presente alla conferenza dei capigruppo, è stato individuato intanto un calendario per questa settimana e poi rispetto alle delibere che sono propedeutiche al piano di riequilibrio, il Presidente ha chiesto a noi della Commissione Bilancio di predisporre, diciamo, un elenco. Se vi ricordate, già ieri avevamo esaminato le delibere, io ho chiesto alla segreteria proprio di preparare uno schemino in Word, provando a dare, dico, vorrei condividerlo un secondo con voi, a dare un ordine di senso agli atti deliberativi, immaginando di proporre fra i primi da affrontare, anche se il Presidente diceva potremmo pure affrontarli tutti in blocco. Dico, sono sempre cinque delibere, tutte in una stessa giornata, mi pare. Buongiorno, Vicepresidente Mineo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate per il ritardo, sono presente presso il consenso alla registrazione. Perfetto. Quindi dicevo, mi sembra un po' eccessivo, comunque l'ordine di senso in qualche modo lo avevamo condiviso ieri, però così lo ribadisco e se siete d'accordo lo mando alla Presidenza con due parole. Al momento le delibere che abbiamo iscritte all'ordine del giorno sono cinque e sono quella, tre, le prime tre sono... appartengono all'area del SUAP, sono state redatte all'area del SUAP, riguardano le modifiche alle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico, modifiche e integrazione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria e l'incremento delle tariffe del mercato ittico e del mercato ortofrutticolo. Proporre queste tre, io però invertirei l'ordine, cioè metterei sempre per prima quella che mi sembra meno complicata, che al momento diciamo è la seconda. Quest'ordine ci consente anche di far predisporre alla Presidenza la convocazione di dirigenti, dell'assessore, che poi sono della stessa area. Quindi, insomma, avevo immaginato quest'ordine e poi le due delibere, quella che proviene dall'area della pianificazione urbanistica con l'adeguamento degli oneri istruttori dei servizi dell'area della pianificazione urbanistica, così come ci è stata illustrata peraltro in commissione dal dirigente, dal dottore Maneri. E poi ultima, non perché ultima, perché dicevamo per dare il tempo alla commissione di elaborare gli emendamenti, di condividerli poi con l'assessorato, quella relativa alla introduzione delle tariffe presso il complesso dello spasimo. Quindi se vi convince così come è stata impostata, solo una cosa, dottoressa Velardi, ho chiesto la cortesia di trovare il riscontro del numero all'interno dell'elenco delle delibere del Consiglio Comunale, così Sì, abbiamo ora. questa cortesia e Sì. poi di invertire il numero 2. Il numero, quello che oggi voi avete messo al numero 1, per favore al numero 3, perché magari su questa, per la quale probabilmente ci vorrà anche l'area del patrimonio, ecco, magari io questa la metto, è un po' meno, diciamo, meno semplice, perché la cosa che avevamo anche visto riguarda il CUP, ecco, questa Quindi era la. quello che metto per prima nell'elenco la spostiamo al 3, al numero 3. La numero 1 la spostate al numero 3, così sale la numero 2.
numero 3 diventa numero 2 e quella diventa numero 3. E poi per cortesia, se riusciamo a fare la riferimento al numero. il numero. Sì, il numero di riferimento dell'ultimo Sì, digito. Va bene, sono. perfetto, perfetto, vi ringrazio. Poi volevo comunicare, siccome ieri sempre durante la conferenza dei capigruppo il presidente ha rappresentato il fatto che, ancorché non sia pervenuto, ma questo diciamo già lo sappiamo, il bilancio 21-23, non sono neanche pervenuti alcuni degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio. Stamattina ho chiamato l'assessore Sala perché uno di questi atti riguarda proprio il patrimonio, il piano delle alienazioni, che è una cosa diciamo, che facciamo sempre. E non ho potuto parlare con l'assessore, che aveva una giornata particolarmente complicata, quindi diciamo, mi ha risposto l'ufficio di segreteria. E ho rappresentato questo fatto, cioè ho chiesto informazioni proprio relative al piano in riferimento al bilancio 21-23. La segreteria ricordava che l'assessore avesse già firmato l'atto, guardi, comunque noi non lo abbiamo ricevuto, quindi evidentemente anche se è firmato, magari sarà ancora negli altri uffici, l'ufficio di ragioneria. Quindi in ogni caso lei mi avrebbe dato ulteriori ragguagli relativamente a questa delibera e quindi volevo condividere con voi, diciamo, questa informazione sugli atti deliberativi. Un'ultima cosa, oggi in consiglio saranno prelevati due atti. Il primo di cui insomma abbiamo parlato spesso è quell'atto deliberativo veramente ci impegnerà pochissimo tempo per la bocciatura dei piani che già avevamo respinto, quindi faremo diciamo questa delibera che è già peraltro da diverso tempo all'ordine del giorno. L'altro atto deliberativo che sarà prelevato è quello invece riguardante il regolamento rifiuti. Ora, su questo io ho chiesto in segreteria, cercato, però non sono riuscita a trovarlo e poi forse insomma, ho anche capito perché. Probabilmente il presidente riceverà o da Inzerillo o da Giaconia il lavoro che era stato fatto da quella sorta di intergruppo che visse rappresentato un po' tutte le forze politiche. Dovremmo avere, buongiorno Ugo, puoi dare la presenza? Non abbiamo capito niente, però sei tu. Non ti abbiamo sentito bene, Ugo. Buongiorno, presente acconsento. Ora benissimo, benissimo. Quindi dicevo, dovremmo ricevere questo lavoro che era stato fatto proprio comparativo, quindi con la proposta che è stata emanata dagli uffici e invece gli emendamenti che sono stati proposti. Giusto per fare un poco di memoria storica che magari ci servirà in aula. I telefoni si sono rotti sulla questione che poi è quella che in questo momento diciamo è anche più urgente e il motivo per cui è stato tante volte sollecitato anche dall'assessore di riferimento riguarda la questione delle guardie ambientali. Credo che questo magari insomma anche voi avrete memoria, è l'unico elemento che non ha visto tutti d'accordo. In particolare, diciamo, la forza politica credo che abbia sollevato una serie di questioni, quindi insomma, magari su questo, diciamo, forse poi l'Aula avrà modo di soffermarsi un po' di più. Quindi questo, diciamo, è l'ordine dei lavori di oggi e vi ricordo che l'altra volta, proprio durante
la lettura di quella nota, la chiamerei, ce l'aveva inoltrato Ugo nella chat della commissione, riguardante appunto l'era, eccetera. Avevamo visto come l'Europa abbia emanato anche nuove direttive. E quindi potrebbe essere utile anche ai fini oggi del dibattito in aula, magari anche rappresentare questo, perché può darsi che ci sia la necessità di recepire alcune cose. Magari questo è un punto di domanda che possiamo porre all'attenzione dell'assessore, visto e degli uffici. Visto che abbiamo esaminato e approfondito questo elemento, e ci eravamo detti che poi proprio su questo avremmo fatto un incontro ad hoc, in particolare con il presidente dell'azienda, perché poi tutta una serie, diciamo, di chiamiamole così, di prescrizioni, no? In materia di rifiuti, naturalmente sono di competenza diretta dell'azienda. Allora, non vi tedio oltre, scusatemi se sono stata. Mi sono dilungata così tanto, però mi sembrava insomma corretto, ecco, condividere questi elementi. Volevo chiedervi invece se ci sono comunicazioni da parte vostra o domande Io da parte. Presidente, aspetto sempre più che altro comunicazioni da parte sua in merito alla partecipazione dell'assessore Sala e alla delibera del CUP. Come ha visto, oggi la mia chiamata è caduta nel vuoto e siamo rimasti con la segreteria che mi avrebbe contattata dopo. E quindi, diciamo, anche io sono in attesa su questo di potervi aggiornare. E invece, per le altre, so che la segreteria vi ha già informato, no? Degli incontri che ci saranno anche la settimana prossima, in base alle disponibilità che sono state date, e sempre relative alle richieste che sono state fatte nelle precedenti sedute. Sì, Presidente, venerdì c'è l'incontro con l'assessore Martorana e la dottoressa Pennisi per l'esame della Sì, delibera. ortofrutticolo, esatto. Invece quella sul personale, che era pure stata richiesta, è la settimana prossima, anche se il ragioniere generale Sì, è credo impegnato. che abbia manifestato alcune difficoltà nella Non giornata di hanno stasera. dato comunque risposta, non hanno confermato né il segretario né l'assessore. Non hanno confermato? Non hanno né confermato né non confermato. Di fatto avevano chiesto, il segretario, il direttore, aveva chiesto l'oggetto dell'argomento che probabilmente gli era sfuggito, che avevamo messo nella parte descrittiva, e gliel'abbiamo riconfermato, però non hanno dato la disponibilità, non hanno né accettato né non accettato l'invito. Vabbè, allora io lo do per accettato, però poi magari facciamo un ulteriore, diciamo, un gentile sollecito Va bene. a dare la risposta, perché altrimenti programmiamo altre cose, non dire che per sapere noi e poterci preparare se qualcuno vuole fare una domanda in più, insomma. Va bene. Va bene, consigliere Ferrandelli, sulla questione che lei giustamente mi pone ogni giorno, io spero di riuscire a dare maggiori informazioni. Oggi ho provato, ma il tentativo non è andato a buon fine. Va bene. Peraltro so che l'assessore non riuscirà a raggiungerci neanche in consiglio, e quindi va bene. Ok, perfetto. Dottoressa, credo che la dottoressa Tedesco avesse preparato per noi. Noi non abbiamo notizie relative all'apertura, quindi diciamo rimane la convocazione per le 11 in presenza, quindi dovremmo anche affrettarci. Sì, Presidente, cosa voleva, diciamo, un riassunto della delibera, quella che, diciamo, doveva essere questo? Eventualmente messa ai voti. Sì. Ah, sì, via. Sì, un attimo, un Sì, secondo. secondo. Ok, invio. Beh, sto arrivando.
Secondo, Sì. un altro computer che sta facendo. Ok, sono tutta super veloce, dai. Presidente, le ho mandato l'elenco con l'inserimento dell'ODG come lei aveva chiesto e invertendo le delibere. C'è il microfono spento. Sì, un attimo solo che do un'occhiata. Chissà perché slitta tutto nella seconda pagina. Perfetto, meraviglioso. Perfetto, va bene. Ok, benissimo. Sì, abbiamo un po' stravolto anche, diciamo, l'ordine previsto nell'ODG del Sì, Consiglio, no? certo. Difatti io avevo seguito un po' quello, diciamo, estrapolando. Vabbè, ma non ha importanza, insomma, è come vedete voi. Va bene, perfetto. Grazie, così poi mando lo invio al presidente con due parole. Ok. Una delibera è una di queste che abbiamo inserito in elenco, giusto? Sì, è l'unica che appartiene all'area della pianificazione urbanistica. Azioni correttive, piano di riequilibrio dell'ente, delibera del Consiglio Comunale 343-2021, adeguamento degli oneri istruttori e servizi, dei servizi dell'area della pianificazione urbanistica. Allora, come vi ricorderete, il dottore Manardi ha fatto riferimento a due tipologie specifiche di diritti di segreteria. Il gruppo riguarda il servizio di pianificazione del territorio, del mare e delle coste e si tratta di diritti di segreteria per le certificazioni urbanistiche ordinarie, quelle urgenti e quelle storiche. Poi c'è un secondo gruppo di diritti di istruttoria e spese di sopralluogo per tutte quelle istanze che riguardano il servizio di mobilità urbana. E poi c'è un altro gruppo che diciamo che per quanto riguarda i primi due che ho citato c'è un adeguamento delle tariffe, mentre per quanto riguarda i PEP, c'è l'introduzione vera e propria del pagamento di oneri istruttori. Quindi le categorie sono, diciamo, sono tre. Per quanto riguarda questi servizi, l'aumento in termini percentuali in delibera è previsto del 5% per ogni quinquennio, a far data dal 2022. Per ogni quinquennio. Sì, è specificato nella delibera, con un aumento in termini percentuali del 5% per ogni quinquennio a far data dal 2022 sull'importo degli oneri ad oggi richiesti come da prospetto allegato. Quindi è quinquennale l'aumento. Diciamo che naturalmente. Previsto invece forse nella delibera del SUAP, vero? Perché ricordo che c'era un adeguamento invece triennale. No, qualcuno lo ricorda, forse era negli oneri istruttori del SUAP. Va bene, comunque questo è quinquennale e parte dal 2022, È parte quindi dal 2022. Ora per quanto significa riguarda. che deve essere, diciamo che deve essere inserito nelle previsioni di bilancio e tra quelle delibere per le quali il ragioniere generale diciamo, sollecita in qualche modo il consiglio perché ha da subito una ricaduta. Sì. Allora, sono allegati, intanto vi dico che si stima un introito complessivo pari a 6.131.860 euro. E naturalmente questo stima, 2022. introito complessivo dal 2021 al 2040. Perfetto, niente, Sì, no, noi stiamo parlando di un arco di tempo perché è relativo al piano di riequilibrio, la delibera. ok, quindi va bene, quindi è una cifra Specificato. complessiva, ok, Certo, e mi ha naturalmente però spaventato. è una stima subordinata al numero delle certificazioni richieste.
Quindi diciamo è così una previsione, non c'è una certezza assoluta di questo introito. Loro hanno fatto una media, diciamo. Sì, beh, Sì. questo aspetto lo aveva anche chiarito il dottore Maneri. Peraltro avevamo chiesto anche se avesse fatto dei confronti con altre città, ci ha spiegato, cioè sì, alcune cose le abbiamo viste, però in realtà poi sono anche organizzazioni un po' diverse, cioè quindi non aveva neanche senso riportarle, perché noi questa cosa l'avevamo chiesta. Sì. Dopodiché, Sì. la delibera contiene due allegati, due diciamo, tabelle. La prima è una tabella quindicennale con lo sviluppo delle previsioni e l'altra è ventennale. Perché la prima sui 15 giorni, anni? Questo non glielo so dire. Loro le hanno probabilmente perché il piano di riequilibrio è un piano che si sviluppa su 20 anni, Presidente. Quindi loro hanno fatto una previsione di 15 anni e poi successivamente una previsione sui 20 anni. Il perché Presidente, scusi, io ho l'esigenza di lasciare i lavori della seduta, volevo segnalarlo. non. Va bene, Sì, consigliere. ci vediamo in consiglio allora. Ore 12. Non lo so, la convocazione alle 11. Ah, è proprio caduta la linea. Non lo so, abbiamo notizie diverse sull'apertura? Non ho visto. Sì, probabilmente. Ah. Cosa probabilmente? 12. No, non ho capito. 13, cioè apriamo all'una? No, la prima convocazione alle 11. 12, 12, probabilmente alle 12. Ah, ok, scusatemi, non sentivo bene. Sì, quindi sì, dottoressa Tedesco, scusi, l'abbiamo interrotto. Quindi nella tabella che voi trovate allegata, trovate queste due tabelle allegate alla delibera, si parte, ci sono qua le diverse voci che vi posso leggere, passi carrabili richieste anno 600, costo dell'attuale servizio euro 45, ipotesi 90 euro per spese di sopralluogo e oneri, ogni quinquennio un'ipotesi di aumento del 5%. Quindi si È parte. comunque un aumento irrisorio, cioè per esempio su una voce ci legge il 22 e il 27. Allora, il 22 su questa voce è 36.000 euro. Ah, Il sempre il complessivo, certo, Presidente, non è una stima perché. complessiva. Mentre per il 2000, per esempio, 27 sono 56.700 euro. Ma non c'è la tariffa per singola pratica? Allora, qua si parla di un'ipotesi di aumento tariffario da 45 euro a 90 euro. Quindi raddoppia praticamente. Quindi all'inizio è un raddoppio e poi un aumento del 5%? Sì. Poi certificazione urbanistica ordinaria, numero di richieste annue sono 600, costo attuale. Da 50 a 100 euro, ipotesi di aumento tariffario a 100 euro dal 2022 e ogni quinquennio un aumento del 5%. Va bene, Quindi, insomma è abbastanza chiaro, sì, ok. qua ci sono tutte le, ci sono i PEP, se volete ve le posso leggere, insomma. Sì, no, volevo chiedere ai colleghi se vogliono fare su questo, vogliono approfondire ulteriormente, ci sono altri passaggi che vogliono vedere, se su questo vogliamo esprimerci. Forse sì, è caduta la linea. Però non ho capito se il consigliere Forello ci sta sentendo, perché
Sempre forte e chiaro, ragazzi. Io sono qui dall'inizio con sì, voi. Ma dico, sentite l'esigenza di approfondire altre cose? Che no, guarda, devo dirti no. No, 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 no. Va no, bene, no. La possiamo mettere ai voti? La possiamo mettere ai voti, sì, assolutamente sì. Va bene. Quanto mi ricordo, sì. Ok, allora, Presidente Evola, favorevole. Consigliere Forello? Astenuto. Consigliere Arrini? Favorevole. Votazione è chiusa, la delibera passa a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Forello. Consigliere Forello. Perfetto. Va bene. Quali, su quali altre di queste cinque delibere dobbiamo esprimere parere? Su quella del mercato ittico. Però abbiamo l'audizione. L'audizione di Presidente. Va bene, quindi poi avremo modo... Va bene, perfetto. Se non ci sono domande, osservazioni, questioni, io metterei, darei lettura del verbale così da consentire a tutti di poter raggiungere tranquillamente la sede. Va bene, ok, prego. Allora, la Presidente comunica che in conferenza dei Capigruppo è stato stabilito un calendario dei lavori e che è stata richiesta alla Commissione Bilancio di effettuare un elenco delle proposte di deliberazione e ne dà lettura, evidenziando che è stato riportato per ultima quella delle tariffe relative allo spasimo per dar tempo alla Commissione competente di produrre gli emendamenti. Informa altresì di aver avuto interlocuzioni con la segreteria dell'assessore Sala per acquisire informazioni relative alla documentazione sul piano di riequilibrio propedeutico al bilancio. Oggi informo altresì che oggi in Consiglio Comunale saranno prelevati due atti, di cui il regolamento sui rifiuti, che dovrebbe essere prodotto dalla commissione competente, che dovrebbe essere prodotto dalla commissione competente anche il lavoro effettuato al fine di effettuare una comparazione, quindi gli emendamenti. Lo stesso evidenzia che un aspetto che non ha visto tutti d'accordo è quello relativo alle guardie ambientali. Ricordo altresì la deliberazione dell'ARERA, oggetto di studio della commissione, i cui contenuti potrebbero essere utili oggi nel corso del dibattito di Consiglio Comunale. Il consigliere Ferrandelli ribadisce la necessità di acquisire informazioni sul PUP e sulla proposta di deliberazione relativa. La Presidente chiede alla segreteria di acquisire la disponibilità del direttore e dell'assessore al personale per l'incontro previsto per mercoledì 16 prossimo 21. E chiede alla dottoressa Tedesco di illustrare brevemente la proposta relativa all'adeguamento degli istruttori dei servizi dell'area della pianificazione già oggetto di esame con il dirigente dell'area competente. La dottoressa Tedesco illustra la proposta e si sofferma sui contenuti della tabella allegata alla stessa. La Presidente pone in votazione la proposta avente per oggetto azioni correttive piano di equilibrio dell'ente, delibera di consiglio comunale, adeguamento agli istruttori dei servizi dell'area della pianificazione urbanistica AREG 1560-211 del 2021. Lo pone in votazione e la commissione la approva a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Forello. La Presidente chiede alla segretaria di leggere il verbale e se volete lo possiamo mettere ai voti. Presidente? È impeccabile, favorevole. Consigliere Arrini? Favorevole. Consigliere Forello? Io sono anche io favorevole. Va bene, allora viene approvato all'unanimità dai presenti. Volevamo dirvi che quando voi avete consiglio in presenza qua, potete pure venire qua, anche se vi collegate con il tablet, e facciamo sempre in modalità online, visto che fino al 31 marzo abbiamo questo obbligo, dopodiché si tornerà tutti in presenza.